Bentornate sulla scia del ricamo. Oggi volevo proporvi un carillon decorato a decoupage. Vi servono una scatolina di cartone, un carillon, della carta per decorare, colori, vernice e colle, un tamponcino, un pennello e della colla a caldo. Anzitutto, col bianco prepariamo la base della nostra scatola in modo da uniformare il colore esternamente soltanto, tanto la parte interna non verrà visualizzata perché è una scatola che rimane chiusa. Uniformiamo quindi il colore della scatola e della superficie, la superficie e la scatola. A questo punto, col nostro tamponcino, andremo a tamponare in modo tale che le striature non siano visibili in questo modo. E di nuovo col pennello continuiamo a colorare tutta la scatolina. Facciamolo anche sotto. E così procediamo per tutta la nostra scatola. Nel frattempo che la nostra scatola asciuga, noi ritagliamo i soggetti che abbiamo scelto. Bisogna tagliare bene intorno al margine del disegno, tutto nei minimi particolari, altrimenti si vedrà la carta non disegnata e non è gradevole poi il risultato. Eccoci qua, adesso che la nostra scatolina è asciutta possiamo incollare la nostra carta. Io avevo già iniziato un pezzettino perché così mi portavo avanti col lavoro. Allora, stendo un po' di colla sotto il motivo. E incollo la carta cercando di buttare fuori l'aria, aiutandomi col pennello stesso. In questo modo. In questo modo non si formeranno le bolle d'aria e le grinze. Ancora un pochino di colla sotto. Come vedete, qui ho fatto dei taglietti alla mia carta per poter risvoltare tutto sotto la scatolina. Ok, un po' di colla sotto in modo da incollare la carta.
un po' di colla sotto, altrimenti non si incolla bene. Ecco qua l'ultimo pezzettino. Dopodiché passo la colla su tutto il disegno in modo da uniformare bene il colore. Adesso che anche il decoro è asciutto, la colla finalmente si è asciugata, ho fatto dei buchini, uno qui e uno nella scatola, nel coperchio, in modo che siano perpendicolare l'uno con l'altro, e ho inserito il mio carillon legando il cordino col tiracordino. E adesso devo incollare con la colla a caldo, facendo attenzione a non incollare anche il cordino, ovviamente. Adesso metto la colla un po' in un lato, non so se... e un po' nell'altro lato. Ecco qua. E incollo schiacciando un pochino in modo che aderisca bene. Non so se riuscite a vedere. Provo a tirare il cordino per fare una prova. Sì. Non ho incollato il cordino.